stravolto le nostre vite, ha cambiato anche profondamente il settore immobiliare, accelerando trend già in essere e cambiando profondamente soprattutto la domanda abitativa, le sue diverse componenti. Si tratta di un cambiamento strutturale e non più transitorio. La ricerca si è spostata verso abitazioni molto più grandi, luminose e dove c'è spazio anche per una postazione di lavoro, per gestire la didattica a distanza dei propri figli, confermando una tendenza già rilevata all'inizio dell'emergenza sanitaria che mette la qualità dell'abitazione al centro della ricerca abitativa. In questo periodo si è registrato anche un aumento della ricerca molto superiore rispetto al periodo pre-Covid di rustici, casali, case in piccole zone di provincia, in piccoli comuni, in borghi. Dal punto di vista globale questo si traduce in un aumento dei valori immobiliari delle zone suburbane a scapito di quelle centrali, mentre dal punto di vista degli affitti, della locazione, il mercato della locazione assume sempre più flessibilità. Il tema appunto della sostenibilità, prima considerato marginale nelle scelte appunto di acquisto abitativo degli italiani, diventa sempre più importante. Sicuramente a contribuire a questo rinnovato interesse per le tematiche ambientali e di sostenibilità sono gli incentivi governativi, primo fra tutti l'ecobonus 110, il super bonus. Quando noi parliamo di abitare sostenibile, non stiamo facendo riferimento solo alla casa in sé come abbattimento dei consumi energetici, come riduzione dell'impatto sull'ambiente, ma anche come integrazione di questa casa all'interno di un condominio se si tratta di un appartamento, ma anche all'interno di un quartiere e all'interno della stessa città. I quartieri infatti diventano sempre più interconnessi fra di loro, non solo hanno centri commerciali ma anche spazi verdi e parchi e servizi per esempio di car sharing che consentono la mobilità, una mobilità sostenibile riducendo l'inquinamento. Per quanto riguarda le città invece non esiste più una divisione tra centro e periferia, ma le periferie sono i nuovi centri grazie a grandi quartieri interconnessi. In questi quartieri le grandi opere di costruzioni ecosostenibili, il risparmio energetico hanno una straordinaria importanza. Lista ha sempre messo al centro della propria mission il tema della sostenibilità. Non a caso cerca di ridurre lo spreco di tempo e di risorse nella ricerca di una casa. Pianista negli ultimi anni ha messo in campo anche delle strategie proprio per aumentare il benessere dei propri dipendenti e per ridurre gli sprechi, come per esempio la riduzione dell'utilizzo di plastica o il paperless, o l'adozione di una misura, che è quella dello smart working, che è stata adottata in maniera importante anche prima che la pandemia del coronavirus stravolgesse la nostra vita.